Merry Christmas. Il natalizio dell'anno, cos'è questa cosa? Che cos'è questo gesto con le mani? Ma perché? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente un video natalizio sul mio canale. E credo sarà anche l'unico video natalizio, perché non farò in tempo a farne altri. Essendo questa l'ultima settimana prima del Natale, mi sa che non farò in tempo, quindi accontentiamoci di questo. Da come avete letto dal titolo, questo sarà un video sulla My Christmas Wish List, ossia la mia lista dei desideri natalizia. Non so se me le comprerò mai, perché appunto sono frivolezze, però ho voluto includerle in questa lista perché non si sa mai, magari un amico guarda questo video e mi vuole regalare qualcosa. No, scherzo, il senso di questo video non è questo. Il senso di questo video è farvi sapere magari i miei gusti e parlarvi appunto di quello che mi piacerebbe ricevere, non dico per Natale, ma in tutto il 2017. Ovviamente se riesco a regalarmelo da sola sarebbe molto meglio, perché non voglio far spendere i soldini né ai miei amici né ai miei parenti né a nessuno, quindi spero di regalarmele tutte io queste cose. Però vorrei tanto condividere con voi i miei desideri, quindi iniziamo subito. Mi è venuta questa idea guardando dei video di un'americana che seguo, anzi no, scusatemi, non è americana, è svizzera, però fa i video in americano, ed MT, che è un ragazzo italiano che seguo anche lui, e infatti ho visto il suo video, mi ha tanto commosso, vi consiglio di andarlo a guardare. Ciao tesoro. Allora, il primo desiderio sicuramente è l'upgrade di tutta la mia attrezzatura, e piano piano sto facendo appunto degli aggiornamenti. Ho iniziato dal microfono, adesso con l'altra videocamera dei vlog, sto aspettando l'uscita di alcune cose che devono proprio uscire nel 2017, quindi sto tenendo a freno le manine prima che comprino cose che in realtà mi potrebbero semplicemente rallentare, dato che la tecnologia va avanti. Quindi l'upgrade dell'attrezzatura, sicuramente attrezzatura video che serve sia per il canale, quindi sia per migliorarmi, per migliorarvi i video. Magari a voi non vi frega, perché vi frega guardare me che parlo o comunque la youtuber che seguite, però io sono una precisetta e mi piace questa cosa di me, e quindi non voglio trascurarla e voglio fare l'upgrade della mia attrezzatura. Secondo desiderio, un po' più frivolo, che ho voluto inserire nella mia wishlist natalizia è il Fjällräven Kanken color verde menta, che adesso non ricordo il nome preciso, sempre quello da 15 pollici, perché ovviamente ci vado in giro col computer, quindi sì, sarebbe carino averlo di un altro colore. Terzo desiderio, sempre un po' frivolo, è la cassettiera Malm, perché ho finito praticamente i posti, cioè non ho più cassetti liberi per le due cassettiere che ho di là in cameretta, quelle appunto di fianco alla mia toeletta. Mi serve poter organizzare tutta la mia make-up station, diciamo, e quindi ho bisogno di questa cassettiera, perché ho tutti i trucchi nelle scatole e ogni volta per usarli devo tirarli fuori dalla scatola, dalle scatole dove mi sono stati inviati, e non è il massimo tenerli nelle scatolette, nelle scatole, robe varie, quindi faccio anche un sacco di polvere, la cameretta è un casino, non è niente in ordine, e quindi ho bisogno di un'altra cassettiera, e questo è l'altro desiderio. Quarto desiderio è lo sciroppo Monin, non so come si pronuncia, comunque un brand, credo che fa anche altre cose, non so se fa solo sciroppi, che servono per aromatizzare caffè, caffè latte, cappuccino. L'ho visto nelle Instagram stories di Ian Elkins, fa questi video dove fa i suoi cappuccini e mette ogni volta sti sciroppi, una fila con tantissimi sciroppi, e ogni volta dice che sono buonissimi e vorrei tanto assaggiarli. Sapete quanto io sia malata di caffè e caffè macchiato, insomma. Mi piacerebbe avere quest'altra cosa, ossia la macchina per i waffle. Io ne ho già una, ma è una di quelle un po' poracce, perché in realtà non fa dei veri e propri waffle, ma fa dei pancake tipo un po' con dei solchettini tristissimi. Cioè i waffle, tu pensi al waffle e io penso proprio a quella cialdona gigante con dei bei solchi, dei bei quadratoni giganti buonissimi. E invece no, la mia è sfigata, quindi mi piacerebbe tanto avere una vera macchina per i waffle. Quest'altro desiderio è anche una necessità, parlando di make-up, perché non ho una cipria perfetta per questa zona, per fare anche il baking. Tutti quanti mi hanno consigliato la cipria di Laura Mercier, Daniele per primo anche mi ha consigliato questa cipria, io quindi vorrei tanto provarla, perché tutti quanti me ne hanno parlato bene, lui per primo, io mi fido tantissimo del suo consiglio, quindi sì, la cipria di Laura Mercier sarebbe una di quelle ciprie che mi piacerebbe provare.
quest'altra cosa non sapete da quant'è che la desidero, e sarebbe il Crosley più alcuni vinili, perché ho sempre avuto la fissa dei vinili. Mia madre e mio padre hanno sempre ascoltato, fino a quando ero piccola, i vinili, avevamo un sacco di vinili. Poi per i vari trasferimenti ce li siamo persi, nel senso che li abbiamo lasciati dai miei parenti anche quando traslocavamo, per usarli, diciamo, questi parenti come appoggio, e quindi li abbiamo lasciati a loro, non li abbiamo mai più ripresi. Tra l'altro mia zia ha un bel po' di vinili che dovrebbe spedire a mia mamma, e non vedo l'ora che ce li spedisce, così almeno me li acchiappo io e me li tengo nella mia futura collezione di vinili. E in più appunto il Crosley, perché mi serve un lettore per i vinili, quindi il Crosley è una chicca, proprio una di quelle cose frivolissime che vorrei, perché è stupendo, mi piace tantissimo quello rosa pastello. I vinili che vorrei, dai, ce ne sono due che proprio vorrei tantissimo. Uno di Matt Corby, che è uno dei miei cantanti preferiti. L'altro invece si chiama Il Camino ed è praticamente introvabile, anche quello di Matt Corby è introvabile. E vabbè, questo qua è quello dei The Black Keys. Io li adoro, infatti non vorrei tanto i loro vinili. Vabbè, quindi questo è l'altro desiderio. La Diva Ring Light è un altro mio desiderio, che se non erro non spedisce in Italia, non spedisce proprio credo in Europa. Costano un sacco, cioè la fanno pagare un sacco di soldi, e tra l'altro anche le spedizioni costano tanto. E poi ho il terrore che, non lo so, che mi facciano pagare anche un sacco di dogana. Quindi questo è un desiderio inarrivabile, perché a meno che non, da domani non si sveglia uno che dice ok, compro 800 Diva Ring Light e poi mi metto a venderle in Italia. Quindi sì, fino ad allora non ho la possibilità di reperire questa Diva Ring Light. Quest'altro desiderio è anche questo una necessità, ossia la memoria esterna, che credo e spero di potermi prendere prossimamente, perché ne ho proprio urgentemente bisogno. E per lavorare, per montare i video proprio appoggiandomi alla memoria esterna, perché il computer ha solo 500 giga, in realtà non ne ho 500 ma ne ho di meno, quindi ogni volta appesantisco troppo il computer e lo faccio lavorare troppo e non va bene. Quindi ho bisogno di una memoria esterna per poter contenere tutti i miei dati, anche se ho già la Time Machine, ma non posso portarmela in giro perché è enorme pesa tipo un quintale ed è enorme, grossa. Quindi questa è la memoria, diciamo, da casa, che contiene anche quello che c'è in questo computer, che è stato il mio primo computer della Apple. Mi servirebbe una memoria piccolina, portatile in giro, portatile ed esterna. Ultimo desiderio nella mia wishlist è un desiderio non materiale, ed è un desiderio che ogni volta spero di realizzare, perché anche se voi vedete in videocamera alcune cose che a voi sembrano così come sono, in realtà non sono così come sono, quindi parlo della famiglia, no? Quest'ultimo desiderio è quello di voler stare sempre vicino alla mia famiglia. Io sapete, ho perso mio papà, quindi ho la mia mamma e mio fratello. Vorrei che fossimo tutti vicino e abitassimo tutti vicini, come facevamo una volta. Mio padre teneva incollati tutti, anche se c'erano molti litigi e non è mai andato tutto rose e fiori, però a pensarci mio padre faceva da collante tra tutti noi. Adesso che non c'è più, non dico che non ci parliamo più, però assolutamente, anzi, cioè andiamo tutti d'amore d'accordo, però non è più come prima. Cioè prima c'era la scusa di vedersi per stare tutti insieme anche con papà, perché stava male, perché ne approfittavamo per avere il calore della famiglia. Adesso sembra quasi che si sia persa questa cosa, e mi dispiace tanto, anche perché vorrei vedere mio fratello, mia cognata, mia nipote più spesso, anche se abitano di fianco, e vorrei avere la mia mamma sempre vicino, e vorrei avere tutti vicino, anche Andrea, questa cosa che vuole stare insieme alla mia famiglia e anche alla sua famiglia, però quindi non c'è mai l'occasione. Quindi il mio desiderio è che un giorno siamo tutti insieme. Vorrei tanto che ci fosse l'opportunità di poter abitare tutti insieme realmente, cioè avere magari, boh, non lo so, una mega casa dove poterci stare tutti insieme e aiutarci a vicenda. Quindi questo è il mio ultimo desiderio. Ok, io ho finito, mi sono un attimo emozionata, e questa è la mia lista natalizia. Spero che questa cosa vi abbia fatto conoscere un po' delle mie frivolezze, delle mie cose, perché non parliamo mai di quello che in realtà vorrei, di cavolate, ecco. Cavolate non, perché alla fine sono anche cose che mi servono e cose che realmente vorrei sentimentalmente parlando. Ci tengo tanto ad augurarvi delle buone feste,
Spero che passiate queste feste in veramente in famiglia. Se non avete una famiglia, perché non è tutto rose e fiori nel mondo, non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia, spero che abbiate trovato nel vostro piccolo la vostra famiglia, perché avere una famiglia non vuol dire avere un padre, una madre, un fratello, ma o un fidanzato, un marito, dei figli. Ma anche solo un animaletto, anche solo degli amici, anche solo qualcuno con cui passare la serata è famiglia, ecco, dove siamo noi, dove stiamo bene, quella per me è famiglia, quindi spero la passiate veramente con tanto tanto amore. Se così non fosse, ci sono io che con questo video vi faccio compagnia, quindi guardatevi questo video anche a Natale se volete passare con me questo Natale. Io vi mando veramente un grosso bacio, tanti tanti auguri e ci vediamo al prossimo video, ciao! I'm gonna stay back.